Benvenuti su Gossip TV 24. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto. Semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. La scheda SIM trovata accanto al corpo di Yara rivela dettagli straordinari. L'analisi indica la possibilità di scagionare l'imputato, suggerendo che il corpo potrebbe essere stato trasportato a Chignolo d'Isola poco prima del ritrovamento. Il pool difensivo di Bossetti solleva dubbi sulla prova scientifica del DNA, precedentemente considerata fondamentale. Ezio Denti, criminologo investigativo, spiega che la SIM telefonica non mostra tracce della vittima o di chi potrebbe averla rimossa. Nonostante sia stata lasciata all'aperto, solleva interrogativi sulle circostanze della morte e sul periodo in cui il corpo è rimasto esposto alle intemperie. Il consulente della difesa ha presentato un'istanza per ottenere accesso agli elementi accanto a Yara, compreso l'iPod, al fine di eliminare ogni dubbio. Sottolinea l'importanza di analizzare ogni dettaglio, come lo stato della SIM e dell'iPod, per comprendere se la vittima sia stata sorpresa mentre ascoltava musica. L'interrogativo principale ora è se Yara è davvero morta sul campo di Chignolo d'Isola, sollevando la questione di dove Bossetti avrebbe nascosto il corpo, se non lì. Questo sviluppo potrebbe portare a una svolta nel processo, con la difesa che continua a contestare la traccia mista di DNA come elemento decisivo contro Bossetti. Emerge una nuova prospettiva: possiamo dimostrare che il furgone ripreso dalle telecamere non appartiene a Bossetti. Niente emergerebbe contro di lui dalle analisi delle celle telefoniche o dalle testimonianze. Denti conclude affermando che nulla lega Bossetti alla vittima sulla traccia mista di DNA, e la difesa continuerà a dare battaglia. Cosa pensi di questo nuovo elemento a favore di Bossetti? Lascia un commento al video per farci sapere cosa ne pensi. Ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.